Ciao ragazzi, scusate il ritardo clamoroso delle pagelle. Il giorno dopo sono il primo video della giornata, quasi sempre. Oggi è stata diversa perché in prima battuta ho preferito parlare della partita vera e propria. E l'analisi dei singoli può scivolare in un secondo momento. E quindi questa sera, forse per la prima volta nella storia, pagelle serali in cui potrete dedicarvi a capire un po' le mie valutazioni. Ma come sempre vi dico, non è tanto il numerino, no, che do ai calciatori, quanto più il discorso che c'è dietro. Prima però di iniziare, oltre a ringraziarvi per il supporto, che mi auguro di vedere anche in questo video, anche qui sotto nei commenti, voglio aprire una finestra di dialogo insieme a voi, ci tengo a sottolineare un paio di cose. Perché nel video che ho fatto uscire oggi, primo video della giornata, in cui parlavo di Allegri, della gestione della partita, di quelle che erano le sensazioni della vigilia, di quella che è stata poi la partita disputata, degli errori e dei meriti anche, di tutto quello che c'è stato, di quello che ho visto e di quella che comunque è la mia interpretazione, ci tengo sempre a mettere in evidenza una cosa, e cioè che io quando parlo delle partite prendo in esame le singole partite. Se parlo di Inter-Juventus, parlo di Inter-Juventus. Non è che posso parlare di Inter-Juventus prendendo in esame altre cose, posso fare dei collegamenti, ma se devo valutare quella partita lì, valuto quella partita lì, vado a contestualizzare quella partita lì. Ora, anche Davo oggi ha fatto un video, se avete tempo dopo questo vi invito ad andarvelo a vedere perché mi è piaciuto un sacco ed è proprio quello che vi voglio dire. Perché in tanti mi stanno continuando a dire cose che non fanno piacere, ragazzi, non fanno piacere. Se devo parlare di questa partita nello specifico, analizzo questa. Se devo fare un discorso generale, vado ad allargare il raggio, ma solitamente i discorsi generali si fanno non il giorno dopo la partita, non in preparazione a una partita, quando ci sono delle giornate di riposo, ok, tra una partita e l'altra, in cui possiamo allargare il raggio. E se devo fare delle critiche ad Allegri, le faccio contestualizzate a questa partita. Se devo fare degli elogi ad Allegri, li faccio contestualizzati a questa partita. Io, e ve lo dice uno che da sempre adotta questa filosofia, prendo quello che l'allenatore fa, lo valuto e poi a un certo punto decido quanto questo sia stato efficace oppure no. In questo momento, ma l'ho detto anche nel pagellone, non sono soddisfatto di quello che ha fatto Allegri. Ma se mi chiedete di espormi dicendo che Allegri deve andarsene dalla Juve, avete sbagliato. Avete sbagliato ed è inutile che mi dite, però con Sarri, io con Sarri, fino all'ultimo giorno che sarei stato allenatore della Juventus, l'ho ammesso candidamente. Non mi piace Sarri, lo confermerei, ci sono delle cose che non mi piacciono, sono queste. Con Pirlo, stessa cosa. Fino a che non sono arrivato a dire, secondo me, ad oggi Pirlo è inadeguato per essere allenatore della Juve, alla fine del campionato. Perché è inutile farlo a priori, è inutile farlo con dei preconcetti, è inutile farlo in generale. Se devo analizzare una partita, nello specifico analizzo quella partita. Se devo dirvi che Allegri deve dimettersi dalla Juventus perché ha perso la Supercoppa, ragazzi, ne è pieno il web di persone che in questo modo vi vanno a analizzare il tutto. Ne è pieno il web di persone che prendono per principio un partito, ok, un partito preso, e vanno avanti con quella crociata. Che partita dopo partita possono permettersi di dire le stesse cose. A me piace analizzare ogni partita diversamente e analizzare le cose che sono andate bene e le cose che sono andate male. Senza paura di trovarmi poi della gente che pensa, pensate ragazzi, pensate quello che volete, pensate quello che volete, davvero pensate quello che volete. Io vado avanti per la mia strada ad analizzare partita per partita, a mettere tutto in un calderone e poi tirare le somme. Perché non mi pare di essermi mai tirato indietro nel dire le cose che andavano dette in maniera negativa nei confronti di tutti gli allenatori che sono stati allenatori della Juventus in questi anni da quando faccio YouTube. Le cose positive e le cose negative. Perché quando vinci e quando perdi, ti assumi le tue responsabilità nei due sensi, senza andare sempre in una direzione. E per questo vi invito ad andare a vedere l'altro video che ho fatto oggi, per capire anche un'analisi più profonda su Allegri, per giustificare il 5, che secondo me è il voto che si merita Allegri. Perché come vi ho detto, poi ribadisco, andatevi a vedere l'altro video, ha preparato secondo me in maniera ottima la fase del non possesso, meglio di così non potevi fare con le effettive disposizioni. Però ha completamente abbandonato l'altra fase, la fase di possesso palla, la fase in cui dovevamo provare a far gol. Ieri è la classica partita in cui davvero anche se ci metti il finalizzatore in area di rigore non fai nulla, perché di occasioni da gol all'osso. Però
preparata bene in una fase, male in un'altra. Qualcuno mi ha detto, non esiste dire che l'ha preparata bene e poi analizzato solo una fase. Infatti è quello che dico. In generale, secondo me, la partita non è stata preparata bene sulla fase di non possesso, ma in generale non è stata una partita preparata bene nella totalità, proprio perché manca una fase. E infatti il voto all'allenatore, secondo me, è insufficiente proprio per questo. Avessimo vinto la Supercoppa, magari era un'altra giustificazione, era un altro modo, ma queste cose ve le avrei dette comunque, che avremmo vinto, che abbiamo vinto la Supercoppa. Nel caso, avrei detto, abbiamo vinto la Supercoppa concentrandoci solamente sul portarla ai rigori e vincerla ai rigori, magari l'abbiamo davvero vinto ai rigori per questo, ma abbiamo abbandonato tutto il resto. E ormai questa è la Juventus, ormai questa è la Juventus nei big match, nei big match questa è la Juve. Sto andando a memoria. Nei big match questa è la Juve, salvo rare occasioni, ma va bene, andiamo avanti. Questa è la valutazione d'Allegri. Sei e mezzo a Perini invece, che ha fatto anche un paio di parate che mi sono piaciute sul gol incolpevole. Lautaro l'ha buttata, ragazzi, ha tirato un rigore perfetto. Avevo più paura di Çalhanoğlu che di Lautaro Martinez, invece alla fine è stato mattatore, anche se ha sbagliato un gol clamoroso poi pochi minuti prima. Però 6,5 Perin, che sicuramente è stato attento e attivo. 6,5 pure Chiellini, che è stato il nostro baluardo lì dietro, il nostro giocatore su quale fare più affidamento. Non ho rivisto il replay su Barella, non so se era rigore o non era rigore, tanto le polemiche non ci saranno perché l'Inter ha vinto meritatamente la Supercoppa, e quindi Chiellini 6,5. Chiellini 6,5. Rugani 5,5. Neanche una prestazione tremenda, devo dire la verità. Io vado a ragionare su alcuni giocatori che sono Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Kulusevski stesso. Sono giocatori che io non considero titolari della Juventus. Perin, anche Perin, ma lo stesso Chiellini in questo momento non sono titolari della Juve. Sulla carta, se devo scegliere i migliori 11 giocatori, questi non sono titolari. Sono delle seconde linee, delle ottime seconde linee. Quando vengono chiamati in causa, io vado anche qua a contestualizzare la preparazione, il livello, chi sono. Rugani non ha fatto una brutta partita, però dalla tribuna avevo perennemente la sensazione di incertezza, di non tranquillità, non solo mia ma anche sua. Gambe che tremavano, velocità e di esecuzione un po' così, ma è normale. Giocatori che sulla carta non sono quelli che ti devono fare la differenza, non sono titolari per un motivo. E questo è Rugani. Cosa dovevo chiedere a Rugani? Farmi una partita da Beckenbauer? E farmi una partita da Sergio Ramos? No. E per quello che è Rugani, secondo me, ieri non ha fatto una brutta prestazione. Non pienamente sufficiente, nemmeno tremenda. Ed è una prestazione da 5,5. Prende anche un giallo che doveva prendere nel secondo supplementare, perché sennò quelli andavano in contropiede e ci facevano gol. Poi è andata come è andata. De Sciglio 5, stessa cosa, prestazione non tremenda, nei limiti di quello che è De Sciglio. Ha delle gravi colpe sul rigore. Abbiamo regalato 2 gol all'Inter, eh? Mettiamoci ancora nella testa che siamo una squadra che regala gol agli avversari, ed è per questo che la critica che ho rivolto ad Allegri nel primo video di oggi prende ancora più forza. Siamo una squadra che si fa gol da sola. Come possiamo pensare di difendere se i primi a farci male siamo noi stessi? 5 De Sciglio, che sull'episodio viene macchiato indelebilmente. E l'altro terzino è Alessandro. Quindi due terzini che sono protagonisti dei due episodi che poi portano l'Inter ad alzare la Supercoppa italiana. Alessandro prende lo stesso voto che si era preso Szczęsny quest'estate nella prima partita con l'Udinese. 3 in pagella, fisso, secco, cioè non... come puoi dare un altro voto? Come puoi dare un altro voto? Completamente assente per tutto il resto della partita. Limitato al compitino e basta. All'ultimo secondo fai una roba del genere, secondo me è incommentabile. Io qualche settimana fa, con la settimana scorsa, col Napoli, adesso non mi ricordo quando è stato, mi avevo detto che per me è l'ultimo nelle gerarchie dei terzini. Lo sottolineo ancora una volta e aggiungo che non lo voglio più vedere per un po'. Per un po' veramente non voglio più vedere in campo. Lontano parente di quello che era Alessandro, al contrario di quello che ci ha detto Allegri Irser. Non voglio insistere oltre perché potrei dire cose sgradevoli, quindi guardate, vado avanti. Locatelli 6 da compitino, nel senso che non ha fatto chissà che cosa,
però nel tipo di partita che è stata organizzata è un giocatore che ha continuato a correre, a correre, a correre, a lottare, a lottare, a lottare, a lanciare, a lanciare, a lanciare. Che altro poteva fare Locatelli su una squadra che ieri era palesemente schierata per non far niente? Però Locatelli, personalità, va a prendere il pallone, va nelle giocate e ci crede. Cazzo, ci crede Locatelli nelle giocate, nelle partite. È uno che l'anima ce la mette sempre. Per il resto, giocatore che deve innescare gli attaccanti quando gli attaccanti sono in una partita in cui è stata preparata palesemente per non superare la metà campo, quando aveva la palla a noi, se non in rare occasioni in cui attacchiamo con due giocatori. Cosa può fare Locatelli? Diversamente Rabiot. Ragazzi, Rabiot è Casper. È Casper. Io non l'ho visto. Io non davvero mi sono fatto la partita allo stadio. Quanto ha giocato Rabiot? Non me lo ricordo neanche. 120 minuti? Li ha giocati tutti? Non ho ricordo di Rabiot. Per niente. In nulla. Non mi viene in mente un singolo momento, un singolo episodio della partita dove ho pensato Rabiot. Non ce l'ho. Non ce l'ho. E guarda, vi do subito il voto di Bentancur, che è 6. Perché entra e ci mette impegno. Ci mette impegno, ci mette pressing, ci mette voglia. O basta poco, eh. Ragazzi, basta pochissimo per guadagnarsi la sufficienza, il compitino, basta pochissimo. Pochissimo. Se vai in campo perché devi andare in campo e basta, invece c'è qualcosa che non va. Voglio dare invece 7 a McKennie. 7 a McKennie. Ragazzi, McKennie è stato mostruoso. Mostruoso. Al di là del gol. Gigante in mezzo al campo. Quanta corsa. Quanta quantità. Gli manca un pochino di qualità. Però McKennie veramente ha fatto una crescita impressionante dall'inizio del campionato, dove io mi ricordo di averlo classificato impresentabile nel derby col Torino. Sembrava un giocatore che vagava per il campo, un'anima in pena. E invece è riuscito a rimettersi in sesto. Vi do la mia posizione, credo anche complice il fatto che all'inizio lo volessero vendere. Ricorderete quest'estate che si parlava di un McKennie che, se fosse arrivata un'offerta l'ultimo giorno di mercato, sarebbe stato tranquillamente ceduto dalla Juve. Io immagino che non potesse avere lo spirito giusto per, invece adesso è titolare, giustamente, inamovibile, mi viene da dire, di questa squadra qui. E quindi la testa fa nel calcio. C'è poco da fare. 7 McKennie, bravo Weston, per me personalmente il migliore in campo, e vi posso assicurare che dallo stadio è stata una prestazione gigante per voglia, per corsa, per quantità, per qualità, per tutto. Più il gol, più il gol al di là, più il gol. Bravo Weston. Ancora una volta lo sottolineo, mai nel suo ruolo davvero, perché se lo butti sull'esterno non è il suo ruolo, te lo fa, ma continua a non essere il suo ruolo. Bernardeschi e Kulusevski, li metto insieme, 6 da compitino entrambi, perché cioè, poi dobbiamo sempre fare un ragionamento quando stiamo analizzando questa partita, queste pagelle, perché sottolineo ancora una volta, siamo stati solo fase di non possesso palla, e quindi per forza di cose Bernardeschi era a uomo su Bastoni, Kulusevski era uomo su Brozovic, quello l'hanno fatto, un paio di contropiedi hanno pure fatti. Bernardeschi fa anche un bel numero sull'azione che poi dà il via al gol di McKennie. Però ci rendiamo conto che stiamo valutando i nostri attaccanti, perché di questo si sta parlando, soltanto sulla fase non possesso, e li ho visti pimpanti, li ho visti vogliosi, però non c'è stato niente nella partita davvero da dire hanno inciso sotto il profilo della voglia di andare a far gol, ma perché la partita non era stata preparata in questo modo. Quindi sei da compitino, però come possono fare di più? Se la volontà è stata quella di fare questa partita qua, loro hanno interpretato al meglio probabilmente quello che gli è stato chiesto. Quindi presentissimi in fase di non possesso palla, completamente assenti nel resto. E cosa vi devo dire? Questo è la mia sensazione, perlomeno. Poi voglio sapere la vostra nei commenti. Morata invece 6,5. Perché questa è la classica partita in cui devi alzarti in piedi, fare un applauso ad Alvaro Morata per tutto. Sia per la giocata all'interno del gol, sia per tutto il modo con cui ha approcciato sta partita, con la voglia con cui ha approcciato sta partita. 0 palloni giocabili davanti, 0. Quanta corsa, quanto sacrificio, quanta abnegazione. Ha sputato sangue, ha corso per tutti Alvaro Morata. Non gli puoi dire niente. È questo che vi dico. Quando ci sono ste partite qui,
Alvaro è perfetto perché queste partite di sacrificio lui è contentissimo a fartele. Quando invece c'è bisogno di avere l'attaccante in area di rigore che ti butta dentro l'unico pallone che arriva, non è il giocatore giusto. Quindi a seconda delle partite che fai, ti serve un attaccante diverso. E ieri Alvaro, allucinante, allucinante per prestazione. Però anche qui mi ha preparato la partita per non far gol, per non vincerla, per non andare a creare delle occasioni là davanti. Quindi che cosa ci può fare l'attaccante? Niente. Ma a differenza di Morata, Moise Kean quando entra sembra un giocatore spaesato che gli va bene così, che gli va bene così, invisibile anche lui. Non ha, quante palle ha toccato Kean ieri quando è entrato? 5. Come 5 voglio dare anche Dybala, e qualcuno potrebbe non essere d'accordo con questa valutazione, e comprendo qualcuno che non vuole essere d'accordo con questa valutazione. Perché non si è mai visto. Non si è mai visto Dybala. Ha dato un pelo di qualità nel palleggio, sì, è vero. Da Paolo però, da uno come Paolo però. Ma proprio perché io in Dybala ci credo tanto e gli voglio molto bene e lo apprezzo come calciatore, voglio quel qualcosa in più. Poi anche qua è un filo, ragazzi, le prestazioni dei calciatori sono un filo legato a come viene preparata la partita dall'allenatore. E se tu a Dybala chiedi di andare su a marcare a uomo De Vrij, perché deve essere marcato uomo il primo portatore di palla dell'Inter da dietro, e chiedi a Dybala di annullare completamente la fase offensiva, ecco che Dybala poi magari fa anche un po' fatica, soprattutto se Kean, che gioca sulla sinistra, è a uomo su Skriniar, che gioca sulla destra, e quindi Kean non fa la punta. E lo sappiamo che Dybala non è il centravanti della Juventus, è un giocatore che sta bene insieme alla punta, ma se la tua punta è impegnata solo a marcare il difensore dell'Inter, è per questo che io mi sono incazzato dicendo: va bene, perfetto, fase di non possesso, ci siamo. E però per tutto il resto abbiamo completamente chiesto ai giocatori di annullare le loro caratteristiche. Chiedere a Dybala di annullare il fatto che è una mezza punta, chiedere a Kean di annullare il fatto che è un attaccante, chiedere a Morata di annullare il fatto che si va in area a fare gol. Sono queste cose che non mi sono piaciute. Per quanto la partita andasse preparata così, per quanto la partita era necessaria da preparare così, queste cose no. Queste cose no. Poi è un'opinione personale, la mia posizione personale, ma questo non mi è piaciuto la partita di ieri. Perché va fatto un plauso, una statua, a tanti di questi giocatori, per la voglia, per l'impegno. E si è visto anche durante la premiazione, che tanti avevano una voglia incredibile di alzare questo trofeo, che ci sono rimasti male, proprio perché magari erano anche seconde linee, quindi di più di così non ti potevi aspettare a chiedere una partita giocata in questo modo. Però non mi è piaciuto come l'abbiamo approcciata sotto l'idea di proviamo comunque a vincerla, anche se siamo gli sfavoriti, dando comunque un occhio di riguardo dietro. Aggiungo 6 ad Arthur, che è entrato, e ancora qui torno, perché tutte le volte che vedo Locatelli e Arthur insieme, ho sempre più convinzione che questo debba essere il centrocampo. Ieri sono stati pochissimi minuti insieme in campo. Mi ricordo un'azione in particolare che la toccano entrambi di prima, con Arthur e Locatelli che se la scambiano e poi cambiamo lato. Unica azione in cui davvero a centrocampo ho pensato abbiamo avuto uno spritz, una spolveratina qualitativa per provare a velocizzare il gioco. Perché siamo lenti, siamo macchinosi, e se continuiamo a dare precedenza alla fisicità di Rabiot, alla copertura di Alexandro, piuttosto che alla tecnica di Arthur, che ti permette di sprigionare Locatelli anche qualche metro più avanti e quindi creare dei pericoli più avanti, e all'energia e anche all'incoscienza, se vogliamo, di Pellegrini, rimaniamo qua ancorati a questa situazione qua, ancorati a queste prestazioni qua, ancorati a queste cose che poi vediamo. È difficile, ragazzi, fare delle prestazioni di livello con dei calciatori che di livello iniziano non più ad esserlo. E non vi parlo del lato dello spettacolo, perché è sempre quello il punto che gira e ti rigira. Il punto è che la Juventus non fa le prestazioni che dovrebbe fare comunque. Perché ieri sera è giusto perdere, è giusto essere umili, ma non è giusto essere arrendevoli, entrando in campo pensando che
L'unico modo per vincerlo è ai rigori. Puoi averlo in testa, puoi cercare di inseguirlo, ma non limitarti all'unico piano. Perché poi, 120 minuti, calcio, gli episodi capitano, succedono, è successo, sono successi, e l'hai persa. E gli altri festeggiano, e tu sai quale carte le ferite. Sono queste le cose, secondo me, sulle quali dobbiamo lavorare, interrogarci e chiederci: davvero vogliamo continuare così? Sì oppure no? Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.